Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi è cambiato un po' lo sfondo. Dove siamo? Siamo in auto. Siamo nella macchina di mio fratello. E cosa parliamo? Di eco auto? No, mo basta. Abbiamo detto come funziona, come si installa, come si fa, come si risolve, come si disfa, mo basta. Andiamo sulla concorrenza di eco auto. Vediamo un po'. Siccome ho potuto provare un po' una cosa un po' diversa, cioè Android Auto, vediamo un po' come funziona. E io che sono nepoliano, sinceramente sono rimasto veramente colpito. Fa parecchie cose che adesso vi andremo ad illustrare. Ma prima di questo, noi vi invitiamo ad iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella, in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video. Ma prima di tutto questo, da codesto veicolo, vi lanciamo la nostra sigla! Allora, vediamo un po', ragazzi. Intanto dovete verificare dal Play Store di aver installato l'app Android Auto, Google Maps, Media e Chiamate. Questa, poi Michele vi metterà in sovraimpressione il simbolo dell'app. Comunque io ce l'avevo già installata perché mi dice solo di disinstallarla ed ora basta, telefono potete anche spegnerlo. Dovete avere un cavetto USB ad alte prestazioni, diciamo. Importante che abbia questo simbolo, perché in effetti io avevo un cavetto USB senza questo simbolo e non mi funzionava. Comunque lo andiamo ad attaccare all'auto e successivamente al telefono. Basta, il telefono ora ce lo possiamo anche dimenticare, in quanto siamo già collegati con Android Auto. Quindi qui possiamo già visualizzare Google Maps, che è il navigatore che utilizzo io generalmente sulla mia auto, e da qui possiamo o accedere, come potete vedere qui c'è sotto una selezione veloce, per esempio di Spotify per ascoltare la propria musica, o dell'assistente vocale tramite un tocco, o delle notifiche, quindi di WhatsApp, SMS, chiamate perse, eccetera, eccetera, o le impostazioni del navigatore. Cliccando il pallino, invece, accediamo al menu di tutte le applicazioni che utilizzo sull'auto, ma che ho sul mio telefono. Quindi abbiamo Maps, come abbiamo già visto, Spotify, con pari pari quello che troviamo sull'applicazione, Play Musica che io non utilizzo, il telefono che risulta un po' inutile in quanto usiamo già il sistema autoradio ed è il sistema che ci fornisce la macchina direttamente, qui è per uscire da Android Auto, il calendario che è sincronizzato con tutti gli impegni del proprio calendario, infatti se vado a cliccare, questa settimana c'è un evento. Dopodomani alle 10 del mattino hai Festa Lisa. Spara coriandoli, spara coriandoli, spara coriandoli. E vi leggerà anche i simbolini, gli emoji. Esatto, quindi io ho messo i coriandoli che venivano lanciati in aria e lui ci dice spara coriandoli, benissimo. Poi abbiamo il meteo. Andando in fondo, notizie, podcast, promemoria e Telegram. Allora, non c'è la schermata di WhatsApp, ma come vi faremo vedere tra poco, funziona tranquillamente anche WhatsApp. Volevo vedere l'ultima icona, che sono le impostazioni. Cliccando ci esce scritto di sbloccare il telefono per accedere alle impostazioni. Quindi, semplicemente, una volta sbloccato il telefono, qui troviamo tutte le impostazioni. Quella più importante secondo me è il rilevamento dell'OK Google, che io lo lascio attivo, eccolo, faccia vedere, molto reattivo. Passiamo alle funzioni vocali. Allora, da specificare, in questo caso io sono senza il freno a mano inserito e quindi se vado a cliccare sulla barra dove inserire l'indirizzo mi dirà durante la guida è disponibile solo la ricerca vocale. Se io invece vado a tirare il freno a mano, come avete potuto vedere, andrà via e mi permetterà sia di scrivere qui che sul telefono in quanto me lo attiva direttamente. Ma passiamo effettivamente alle funzioni vocali. Ok Google, portami in stazione centrale a Milano. Navigazione verso Milano centrale. Come potete vedere è super reattivo.
La grafica è eccellente, sulla sinistra troviamo tutte le indicazioni, il tempo di percorrenza, i chilometri, qui il percorso molto, fatto molto bene, le impostazioni dove possiamo... è come l'app praticamente, identica. E stessa cosa possiamo fare con dei punti di interesse. Mettiamo, vogliamo andarci a fare una mangiata un po' spurcella al McDonald's. Ok Google, portami al McDonald's più vicino. Navigazione verso McDonald's Galleria Fontana. Ok, e ce lo imposta e ci farà andare. Ed ecco che è arrivato un WhatsApp. Clicchiamo. Ecco il messaggio. Ciao da Tutto Tech. Allora, a questo punto noi gli diciamo: ok Google, rispondi. Qual è il messaggio? Ciao Tutto Tech, dalla macchina tutto bene. Ok, ecco il tuo messaggio. Ciao Tutto Tech dalla macchina, tutto bene? Vuoi inviarlo o modificarlo? Invia. Invio del messaggio in corso. E come avete potuto vedere, non ho mai staccato le mani dal volante. E nel frattempo a Miki gli è arrivato il messaggio sul suo cellulare. Confermo che è appena arrivato il loghettino che mi diceva: guarda che è arrivato un messaggio. Poi da qui, sempre con senza staccare le mani dal volante, possiamo dirgli: ok Google, riproduci playlist relax su Spotify. E parte la playlist. Noi la stoppiamo perché abbiamo il copyright. Esatto, esatto. Stoppala. Ok. E poi naturalmente potete andare ad utilizzare tutte le funzionalità che ha Google Home di casa praticamente, senza alcun problema. Quindi da qui, avendo collegati i dispositivi in casa, potete andarli a comandare tranquillamente. Perfetto ragazzi, vi abbiamo mostrato come poter collegare il vostro cellulare se per caso avete in macchina il dispositivo Android Auto, quindi una volta che è supportato questo potete serenamente andare, magari più avanti faremo anche qualcosa per iOS. Esatto, andremo magari ad affrontare Apple CarPlay, così vedremo un po' appunto Eco Auto, Android Auto ed Apple CarPlay e tireremo le conclusioni. Sì. Faremo magari un video sulle comparazioni di cosa fa fare uno, cosa fa fare l'altro. Per adesso sicuramente Eco Auto è un po' svantaggiato, soprattutto per quanto riguarda la parte di navigazione. Vabbè, Android Auto esiste da anni, sì, quindi ha avuto tempo di perfezionarsi. Niente ragazzi, date un'occhiata ai link qui sotto, mi raccomando, dove potete trovare i link appunto che vi rimandano ad Amazon con i prodotti che abbiamo testato e di cui trovate i video nel canale, o che siamo molto invogliati a voler acquistare, ma al momento manca... Stiamo aspettando i cashin. La grana. Comunque vi ringraziamo perché grazie a voi che ci continuate a sostenere con gli acquisti che fate tramite link e qualcosina che ci arriva da YouTube, non è tantissimo, eh? Si viaggia veramente su poche decine di euro, però siamo un canale piccolo, speriamo di crescere ancora, quindi ribadiamo il concetto. Diffondete il verbo, per favore, fateci crescere, dateci la possibilità di potervi spiegare ancora minuziosamente come funzionano altri prodotti. Più costosi, se magari riusciamo ad arrivare a cifre più consistenti non sarebbe male. E poi fateci sapere se per caso siete interessati, scrivendolo sempre qui sotto nei commenti, magari a qualche altro video inerente, non so, droni, perché magari c'è anche l'idea più avanti di poter acquistare un drone, o comunque su altre tipologie di prodotti che magari vi interessano. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!